Ciao a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. Come sarà il tempo nella seconda metà di febbraio e soprattutto se è vero che ci sarà un'altra ondata di freddo? Sì, è vero, ma andiamo con ordine. Allora, da qui tu vuoi fino alla fine del mese di febbraio. Cosa possiamo dire? Che ci saranno tre distinte fasi. Una prima fase, adesso, oggi e domani, oggi che siamo a venerdì e domani sabato, in cui un nucleo di aria più fredda in arrivo dalla Scandinavia arriverà, è già giunto sul Balcano e si sta riversando sulle regioni adriatiche, in particolare su quelle meridionali, dove porterà freddo per venti gelidi in arrivo da Balcani e anche qualche nevicata, questo tra oggi e domani, quindi tu sei risparmiata dal Meno freddo, male. sulle regioni meridionali, qualche nevicata fino a quote molto basse sulla Lucania, l'altopiano della Sila e le Nebrodi. Le Nebrodi, devi sapere, sono, diciamo, un po' le Alpi della Sicilia, quelle del Messinese. Una seconda fase, in questa prima fase, sul centro-nord dell'Italia, bel tempo e temperatura al di sopra della media, come se fossimo in primavera. Una seconda fase tra il 17 e il 21 di febbraio. In questa fase sarà l'anticiclone nordafricano ancora che abbraccerà tutta l'Italia, però via via si sta indebolendo, si indebolirà tra il 17 e il 21 fino a scomparire quasi il 20 e il 21 perché arriverà un vortice di bassa pressione dal sud della Spagna lentamente verso il Nord Africa, no? E giunto qui, questo vortice di bassa pressione risucchierà venti più freddi da Balcani, quindi le temperature tenderanno a scendere soprattutto tra il 20 e il 21 su gran parte dell'Italia, ma anche se resteranno al di sopra della media, soprattutto sul Nord Italia. E bel tempo ovunque, gelate al mattino nella Val Padana centrale, ma niente di rilievo, insomma, sarà un tempo poco invernale. Terza fase, qui la grande novità, mi hai chiesto se arriverà del Sì, freddo, che sì, arriverà l'avevi già un'altra. previsto comunque. L'avevamo già detto, Sì. brava, ti ricordi, vero? E un'altra ondata di freddo, questa volta intensa perché arriva dalla Russia europea, ma non sarà il burro, non diciamo stupidaggini, non credete a quelle che dicono che sarà il burro, arriverà dalla Russia europea, raggiungerà i Balcani e questa volta si riverserà sull'Adriatico con forti venti di bora e interesserà tutta l'Italia in termini di freddo, un po' di meno in termini di freddo le regioni di nord-ovest, quindi anche Vignate qua, e anche Segrate, no? Le regioni, un po' di meno le regioni del nord-ovest, la Toscana, il Lazio, eccetera, ma sul resto d'Italia si avvertiranno forti e gelidi venti di bora, ma in termini di nevicate sì ci saranno, ma dove? Come al solito su Abruzzo, Molise e tutto il meridione, c'è cioè rilievi campani, lucani, quelli calabresi, quelli della Sicilia, persino della Sardegna, fino a quote molto molto basse, probabili nevicate anche su rilievi romagnoli e marchigiani. Ora, sui dettagli di queste nevicate ovviamente mancano molti giorni, Sì, quindi sì, sì. li preciseremo in un prossimo Certo. appuntamento che faremo insieme, no? Quindi tutto sommato vorrei dire di aver finito. No, volevo chiederti un'altra cosa. Sì. Si parla di siccità. Ah, hai ragione, ecco già, mi hai dato lo spunto. In effetti sul nord Italia, su alcune regioni del centro, ha piovuto pochissimo e niente, soprattutto tra gennaio e adesso questa prima parte di febbraio. Diciamo che ha piovuto appena un decimo di quello che avrebbe dovuto piovere, pensa un po'. E quindi in effetti stiamo andando. C'è un'assenza, una carenza di pioggia notevole, gli agricoltori si augurano arrivi la pioggia. Arriverà, purtroppo entro febbraio non sono previste piogge Niente. sul nord Italia, su Toscana, Umbria e Lazio, mentre le piogge e le nevicate sono previste da Marche, Abruzzo, Molise al sud, dove già erano state abbondanti nel corso di questo inverno, capito? Capito. E beh, allora meriterei anche un bacio perlomeno. Grazie Elisa, grazie. Ciao a tutti. Ciao.